un marin qui m'a impressionné là, c'est Ambrogio. Je pense que c'est le meilleur marin que j'ai jamais vu. Enfin, il est juste impressionnant. J'arrivais pas à le doubler quoi. Et c'est parti. È la Mini Transat 2019, siamo carichi. Ieri è la prima giornata di regata, è andato tutto bene, non ho fatto una bella partenza, ma perché l'uscita dalla Rocina è stata un po' complicata, proprio un groppo al contrario, insomma, così così. Non ho dormito, quelle 4 ore e mezza però. Ecco com'è l'ufficio oggi. Piove un po' dentro. Intenso sto Portogallo. Però sto riuscendo a avere un bel ritmo, sono proprio contento. Eccoci qua, 14 nodi di media, 5 nodi, si vola verso le Canarie! Si abitua a tutto, ormai vivo con sto pitone, mangio delle posizioni senza senso, dormo pure, fradicio, sono anche contento, sì, se fossi in testa sarei un po' più contento, però va bene, ci accontentiamo. La mia vita la percorrerò della Mini Transat 2019 con la roba da spazi, pieni, malati, eccetera. Visto quando tutto il matosso è davanti, vuol dire che non c'è vento. È un giorno non c'è vento, ho fatto una bruttissima notte dove non si avanzava né di velocità né di rotta, quindi molto male. Buona! E fusillone! Questa maledetta dorsale ho l'impressione che mi stia come... cioè mi vuole bene, non se ne vuole andare qui. Tacos! Schiaccia! Schiaccia bene! Ho la pressione meteo, ma ho saltato la parte della classifica perché non ho avuto il coraggio. Sono convinto di essere quarto. Sto arrivando qua davanti alla Las Palmas di Gran Canaria, mancano 16 miglia alla boa telefonica. E ho sentito al VHF i tre prototipi che parlavano tra di loro, incazzati neri che non c'era vento. Il mio cervello sta facendo nascere delle speranze che... Je suis très très content parce qu'en fait je pensais pas d'être en tête. Ce matin j'ai pas écouté la météo, les classements parce que j'étais sûr d'avoir perdu 30 milles. Andiamo! Je disais, bon quand même c'est pas grave, allez, si tu fais 3 c'est bien. Après c'est grave, c'est dommage parce que j'avais fait toute la course en tête, mais bon. Je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Et je suis bien chauffé comme il faut.
stiamo già facendo seccare le cose perché la partenza è stata veramente hardcore lungo le coste di Las Palmas. Siamo partiti che c'era un po' di vento, si è ben raffigurato 30 nodi e ho fatto una strapoggia, l'ho vista brutta, spigrante in acqua, rischiato di finire la regata dopo 20 miglia. Non sarebbe stato divertente. Di posizioni dorsali e quant'altro, vediamo. Art Attack qualcosa è servito, spero. Poi ho fatto un giro della barca per controllare che tutto sia a posto, un prestito tutto storto. Infatti, è storto pure lui. E non va bene! Ci sono preso qualche groppo veramente violento, fino a quasi 30 nodi. È intensa sta mini transat! È intensissima! Non vedo nessuno ormai da 5 giorni. Essere uno stato particolare, il dolore, la fatica, non so, non sono più così importante. Appena prima di stare al mare andiamo a ginocchio a sinistra e si va verso la Martinica. E là davanti, la Martinica e i pesci volanti! Parce que ça fait 5 ans quand même que je travaille pour ça et bah finalement c'est fait, c'est super. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico? Bah alors non, je parle pas de la fatigue, c'était plutôt de la souffrance physique quoi. Enfin, t'es une semaine sous l'eau, on n'est pas des poissons quoi.